Ci siamo dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, SPAL Fiorentina. Una SPAL che si schiera questa volta con un 4-4-2, con Berisha in porta, sala destra Fares a sinistra, centrali Bonifazi Vicari, centrocampo con Valoti Murgia, sugli esterni D'Alessandro a destra, Di Francesco a sinistra e davanti doppia punta, Cerri Petagna, te Fiorentina. La Fiorentina cambia modulo e passa un 3-4-3 con Castres, Milenkovic e Pezzella in difesa, poi centrocampo Lirola, Castrovini, Pulgaro ed Albert e in attacco il tridente Chiesa, Kouamé e Rivelli. Abbiamo con noi il mitico Carletto DJ, pronto per un'altra vittoria della sua Fiorentina e con la maglietta di Caceres, oggi schierato titolare. Carletto, hai dato fiducia a Caceres perché ti ha dato la maglietta? No, perché giusto, è l'ultima partita di campionato, quindi diamo spazio un po' a tutti, non abbiamo più niente da chiedere e quindi è giusto dare spazio a quei giocatori che magari non hanno giocato tanto. E allora vediamo e godiamoci questa partita dove la SPAL si gioca una buona fetta di salvezza. Si parte, Fiorentina in maglia rossa, Caceres in possesso di palla. Panoz, mi metti la partita come principale, come schermo principale? Certamente, eccoti qua, dovresti vederla. Ecco. Benissimo. È finita? A che minuto siamo? Siamo 0-0 al secondo minuto, ammonito Kevin Bonifazi per la SPAL. Berisha rinvio. Palla, la passa com'è? Sono io la Fiorentina. Ah no, sei tu. Kouamé! Non ho capito più niente chi siamo. Giustamente, Simone, sei tu la Fiorentina. Berisha blocca il pallone e riprende il gioco. Ha già sbagliato un gol. Bene. Lo sai che i tuoi devono almeno fare 8 tiri per farne almeno uno. Ribery. Ribery avanza, Ribery. Ancora Ribery. Non passa nessuno, Pulgar prova il destro. Bravo Murgia, ripartiamo noi della SPAL con Albertone Cerri. D'Alessandro, a proposito di Albertone Cerri, Carletto, vuoi parlare di questa iniziativa fantastica che ti ha visto protagonista con Albertone Cerri? Esatto, no, io personalmente no. Diciamo, io ho fatto da tramite, ho messo in moto un po' tutti quanti i meccanismi, ho messo, diciamo, in collegamento l'ambiente musicale con quello calcistico sportivo. Albertone Cerri è uno dei protagonisti di Campioni a distanza, la canzone è Lo stadio nel cassetto e la trovate su YouTube, naturalmente tutti i proventi in beneficenza. È stata una ganza, un'esperienza ganzissima, divertentissima, e andate a vedere il video perché ne vale la pena. Assolutamente, ne vale sicuramente la pena. Poi un'iniziativa benefica e c'è Albertone Cerri, da tempo idolo di Football Manager. Quanti l'avranno comprato Albertone nelle edizioni passate di Football Manager? E ha dato canta anche bene. Benissimo, allora siamo a posto così. Occhio alla Fiorentina con Chiesa. Chiesa davanti al portiere. No, erroraccio. Erroraccio di Chiesa. Ma vi rendete conto? Tanto la spalla c'ha i due centrali ammoniti, eh? E Albertone Cerri in possesso di palla. Valoti, ancora per Sala, ancora Valoti. Bello il lancio di sinistro per cercare Di Francesco, anticipato. No, Chiesa. Ha tanto spazio come prima. Passa la prossima volta. Egoistissimo Chiesa, egoistissimo. Assolutamente erroraccio di Chiesa in questo caso. Vicari riprende per la spalla, Murgia ci prova, vede l'inserimento a destra di... Anche lui troppo egoista, D'Albert recupera per Chiesa. Ancora Chiesa, non la passa mai a nessuno Chiesa, vuole fare tutto da solo, ma perché? E poi tira, passala. E Petagna rimette in gioco Cerri aspetta l'avanzata dei compagni, poi lancia benissimo per Di Francesco, solo davanti a Drogoski, si fa... Mamma mia, che recupero! Possiamo mettere nelle impostazioni Chiesa di passare quel pallone? possiamo provare a dire tira di meno, vediamo. Vediamo Chiesa. Vediamo il gol di Caceres, eh? Tira di meno. Così. Tira di meno, poi tira veramente di meno. Ma almeno così passa di più. Passaggi diretti, vediamo se in questo modo può fare meglio. Allora, torniamo a confermare le modifiche e torniamo alla partita. Partita che si sviluppa e siamo già al 23esimo, 5 tiri a 1 per la Fiorentina, ma 0-0 sul punteggio, con due ammoniti, Bonifazi e Vicari nella SPAL, 28esimo minuto di gioco, SPAL che non si rende pericolosa, occhio a Valoti ora, Valoti mette in mezzo il pallone, Vicari! Sbaglia Vicari! Cosa ha sbagliato?
solo davanti alla porta di Drogowski, ha sbagliato un'occasione abbastanza facile e questo potrà pesare nell'economia sia della partita della SPAL che nella salvezza. Occhio ad Alessandro sulla fascia destra, Ribéry addirittura va a contrarlo e poi D'Alessandro resiste a Ribéry, va sulla fascia, tocca indietro per Sala, Sala per Valotti, Valotti per Sala, mette in mezzo Petagna, sbaglia anche lui. Siamo pari, dai, a gol sbagliati siamo pari. Cosa ha sbagliato il buon Petagna? Dicono che Ribéry ha commesso molti errori, siamo al 43esimo. Sappilo Carletto. Però qua a me Chiesa hanno sbagliato due gol allucinanti. Mi è arrivato intanto il commento via WhatsApp di Gerbaudo: Petagna, mortacci tua. Questo è il commento tecnico dell'allenatore Petagna. Ma come ha fatto Petagna? Tanti? Sì, parecchi. Nella fase in cui la SPAL ha recuperato un po' di punti, aveva fatto parecchi gol. Oggi ha sbagliato un'occasione semplicissima. Pulgar, palla per Chiesa ora. Chiesa, dai, dai. Centra Chiesa, adesso la passa ad Albert. Oh. D'Albert. Ribéry. Ribéry per Pulgar, prova Pulgar, D'Albert. Adesso tutti la passano. Tutti la passano. Prima più che altro Berisha ha guardato questa palla che sembrava finire fuori, è finita veramente fuori e finisce qua il primo tempo. 6 tiri a 4 per la Fiorentina, ma solo in totale 3 tiri in porta. 60% per la Fiorentina di possesso palla. Andiamo a vederci un attimo le pagelle, poi sentiamo il commento tecnico. Vai con le pagelle della Fiorentina. 6,1 per Frank Ribéry, 86%. È l'ora di Sottil, secondo me è l'ora di Sottil. Molto bene invece Pulgar, 7,4 che è il migliore della partita. Poi Castrovilli 6,5, si è visto molto poco. D'Albert e Lirola 6,6, 6,7. Martin Caceres 6,8. Molto bene, molto bene. 6,4 anche per Chiesa che troppo egoista. Troppo egoista. E qua a me 6,5. Nella SPAL invece Bene Bonifazzi 6,8, Vicari è sceso dopo aver sbagliato il gol 6,5, Male Murgia 6,3, Di Francesco anche lui 6,3. Le due punte nonostante tutto 6,6, 6,7, Cerri e Petagna si sono dati da fare. Migliore su tutti Mattia Valotti, anche capitano della SPAL in questo momento. Ricevo le due notifiche di Gerbaudo che mi dice: ho messo strepezza per D'Alessandro, impalpabile. Carletto, vuoi fare dei cambi tu? Per ora no, bisogna anche dire che la SPAL ha più bisogno della Fiorentina di fare punti. Noi ormai il nostro campionato è già finito, abbiamo già fatto oltre le più rose aspettative della presidenza, ecco, della proprietà. Vediamo ora Di Francesco cosa fa, mette in mezzo il pallone. Qua a me si deve far perdonare gli 86.000 gol che ha sbagliato ogni volta che l'ho messo titolare. Ecco il cambio, intanto strefezza per D'Alessandro. Valotti è sceso 6,9, sono spariti i puntini verdi nella SPAL. Rimessa laterale di Sala, Valotti tocca bene per Sala che mette in mezzo Petagna. Petagna 1, Petagna 2, Petagna 3, fuori però il tiro di Petagna. Niente da fare, non è la sua partita. Forse Floccari potrebbe decidere. L'attenzione Chiesa. Che minuto stiamo? 53. Petagna prova il contropiede per la SPAL. Aspetta l'inserimento di strefezza e poi invece la dà indietro per Bonifazzi. Rallenta tantissimo il gioco ed è strefezza ora che va via sulla fascia destra. Prova a saltare l'avversario che era, se non sbaglio, Pezzella, che mette in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che va a battere Murgia. Non ha fatto bene nel primo tempo. Murgia mette in mezzo il pallone. Petagna alto. 55esimo, Carletto. Se vuoi fare cambi, dici tutto. No, per ora niente. Chi è il più stanco? Allora, aspettiamo la fine di questa azione, poi andiamo a leggerti la lista dei più stanchi. Pezzella. Per D'Albert. Avanza D'Albert, poi lo riconquista, lo mette nel mezzo D'Albert. Calcio d'angolo, andiamo a vedere le pagelle un attimo, così ti diciamo i più stanchi. C'è giusto D'Albert 82, ma sono tutti sì, più o meno a posto. Ribéry 83. Ribéry e Pulgar 83. Sì, Ribéry sempre 6,1, comunque. Aspettiamo. 7,4, sono benissimo. Torna per la Fiorentina, va a batterlo Ribéry. Ribéry in mezzo.
Vicari allontana, Pulga. Si murgia. Murgia Caparbio, recupera un pallone a centrocampo, lo dà Valotti, poi Albertone Cerri, lancio perfetto, millimetrico per Di Francesco che entra in area, poi prova a saltare di Rola. Niente. E non ce la fa. Non va. Guamè. Guamè prende palla. Dai Lirola. No, che dai Lirola, dai Guamè, un due fallo. Un po' lento Lirola, lento, qua. Sì. Attenzione, Guamè, Castrovilli, ancora di Pulgar, no! Fuori di un peluzzo, e siamo sempre solo al 57esimo. Bene la spalla, a me piace come sta giocando la spalla. Mamma mia Bonifazzi, cosa ha rischiato? Fares, per Vicari ancora Fares, lancia lungo, vai Di Francesco, invece Milenkovic. Un po' alla viva il parroco questa fase di gioco. Valotti indietro per Bonifazzi, la partita la sta facendo la spalla, pronta a colpire in contropiede la Fiorentina. Albertone Cerri, sempre vivace, ora però Liberi, lancio lunghissimo per Quame. Quame, posizione regolare, ritiene. Fuori gioco, non è regolare. Siamo al 60esimo in questo momento, vuoi cambi? Sempre Ribéry 6,1, sì. Poi Chiesa 6,4 e Castrovilli 6,4. Allora andiamo, proviamo a mettere Agudelo al posto di Ribéry. Agudelo però è centrale, eh? Sì, cambiamo il modulo. Okay. Tanto a sinistra D'Albert si spinge sempre avanti. Come ti metto? Te lo metto trequartista Agudelo? Mettilo quando diventa verde. Ok, perfetto. Attaccante di sostegno, così. E poi spingere ancora un po' più avanti D'Albert. Ok, esterno di centrocampo. Perfetto. E qui un po' meno verde, ma te lo metto ala di attacco a questo punto. Che è il se più... no, lascialo come era prima. Te lo torno indietro? Sì, perfetto. Sì, tanto così è più verde. Così è super verde. Okay. Vediamo questo cambio a sorpresa anche di modulo. Entra anche Castro al posto di Di Francesco. Non è piaciuta la prova del romano a... esordio per Agudelo, esordio assoluto? Vediamo un po' cosa farà Agudelo. Valotti intanto la dà a Sala, tacco di Sala per Strefezza che mette in mezzo Milenkovic. Prende con le mani Dombrowski, aspetta a rilanciare, passa vicino a Caceres, poi Lirola, avanza Lirola, fascia destra, prova a chiuderlo. Altro giocatore. Ancora mamma Lirola, mia Lirola! Mamma mia! Dai, D'Albert di testa! E qua D'Albert, non è nelle sue corde questo colpo di testa in diagonale. Siamo arrivati al 68esimo, la SPAL resiste, 5 tiri a 8. Valotti, ma la SPAL ha bisogno di 3 punti, Valotti mette in mezzo. Pezzella lontana, Bonifazzi che sappiamo essere un grande colpitore di testa, la mette per Vicari di testa anche lui. Che minuto siamo? 69esimo in questo momento. Messa per la Fiorentina. Eccolo qui Agudelo. Lirola. Un cross per nessuno. Bravo Bonifazzi. La spizza indietro per Berisha. Al 70esimo minuto. 20 minuti alla fine dell'ultima fatica di Ferrara per la spalla. Tutti e due le punte vanno a pressare Drongoschi. Non un ideone. Caceres. Lirola. Passa tutto per Lirola, il gioco. Sulla e Chiesa addirittura Lirola, è sparito. Lirola ne salta un altro. Dai che c'è Agudelo in mezzo, mettila. È troppo in forma spettacolare. Nemmeno molto, ma un po' lento Lirola. Però se giocasse a sovrapporsi con Chiesa, forse. Bonifazzi allontana. Recupera Petagna. Sì, bravo Petagna. Albertone Cerri. Va via di classe Albertone Cerri. E fallaccio rosso! Rosso ad Albert! È solo giallo. Ah, mamma mia, quanto! E beh, era andato via. Fallo da dietro. Brutto, bruttissimo gesto di D'Albert. Grande stacco di D'Albert. Palla per Drogoski. 72esimo di gioco. Castrovilli. Chiesa. C'entra Chiesa, dalla qua a me, dalla, non tirare! Ennesimo tiro. Tiri, anche con un tiro di mezzo. Io lo farei uscire Chiesa, solo per punirlo. Lo faccio uscire, 73esimo. Prossima azione. Vediamo il corner, vediamo se Chiesa
riuscirà a smentire. Cross, arriva Gudelo. Gudelo, cos'era questa roba? Non benissimo, mi fermo. Ora lo ritolga Gudelo. Cambio? Cambio, Sottil per Chiesa. Sottil, Riccardo Sottil, figlio d'arte. Esordio anche per lui. Esordio, esordio anche per Sottil. Una Fiorentina. Gudelo, Sottil e Kwame. Bellissimo, bellissimo. Potere ai giovani in questa Fiorentina formato maglia rossa. D'Albert centralizza. Vai Lirola, ha spazio, prova il tiro. C'è Berisha. C'è Berisha che mette ancora in calcio d'angolo. Vai che la decida Gudelo questa partita. Entrato in campo Sottil, vedremo se con Lirola sulla destra farà qualcosa Milenkovic. Pezzemolo per Caceres, il Castrovilli, col sinistro per Lirola, Lirola punta a fare, volte ancora Lirola, via. Pulgar, attenzione Pulgar, Lirola, palla in mezzo, Kwame. Kwame, Kwame, Kwame alto, siamo al 75esimo, c'è ancora un cambio sia per la SPAL che per la Fiorentina. Ora la SPAL prova con Valoti, che vede bene Castro. Lirola cosa ha fatto? Meno del messo assoluto. Per terra, per di testa, testa, di testa Lirola. Intanto Murgia prova questo corner per la SPAL. I spallini hanno bisogno di Castro, Castro alto, Castro caro, altissimo, altissimo. Tanti ammoniti per la SPAL, Fiorentina che ci riprova con Pulgar. Castrovilli, non ha giocato benissimo Castrovilli oggi. D'Albert già ammonito, forse meritava l'espulsione. No, dai, non è vero, vai D'Albert. Siamo cavolate. Pulgar in mezzo, Sottil. Sottil, Sottil. Cambio, cambio, via Kwame dentro Vlahovic. Allora, vediamo questa azione, poi c'è il cambio. La mette dentro. In pausa. Attenzione, in pausa, pausa tutto il gioco. Aiuto. Nel dubbio. Attenzione, siamo rimasti in pausa proprio in questo momento. Come in pausa? Vediamo cosa è successo, forse c'è un cambio da parte di Matteo Gerbaudo su questo. Ho capito, ma guarda, sta colpendo di testa per fare gol. Cioè ragazzi, è falsata questa partita, l'azione, evidente. L'azione rimane lì. È della procura, assolutamente. Andiamo a vederla con un'altra inquadratura, magari vediamo meglio cosa sta succedendo. Guardate cosa può succedere. Attenzione, l'azione è così. Cosa può succedere? Cosa succederà? Potremmo inventare un gioco nuovo. Segnerà la Fiorentina. Palo, traversa, gol! Gol, Milenkovic! Incredibile. Milenkovic! Incredibile, la Fiorentina segna su questa azione pazzesca. Rivediamola. Castrovilli. È finita, è finita. Bravo Milenkovic, salta sopra il difensore della SPAL, sempre più alto di testa, e a questo punto riparte la SPAL, riparte la SPAL, volevi fare un cambio tu? Sì, sì, fuori, fuori Kwame, dentro Vlahovic. Allora no, Floccari per Sala, la SPAL fuori gioco. Fuori gioco, andiamo a fare questo cambio. Che fuori... minuto siamo? Che minuto siamo? Siamo all'ottantesimo, sì. Entrato Vlahovic, come mi hai detto. Ancora punizione. La mette dentro, Sottil! Berisha c'è. Per ora la SPAL deve velocizzare la manovra per cercare il pareggio. Valoti mette in mezzo il pallone. Vlahovic allontana, lotta ancora con Vicari. Dalla dietro, bravissimo Fares, butta avanti, stop, no, di gioco. Floccari, era buono, gioco, no, no, era buono, era buono, infatti c'è rimessa laterale a favore della Fiorentina, che merita 14 tiri a 7, certo che per la SPAL è dura. Petagna, Castro, bravo Lirola, bravo Vlahovic, dai, dai che c'è Gudelo, a Gudelo prende palla, a Gudelo è partito, la tocca vicino a Sottil. Sottil, il cross, D'Albert! Con tutti quelli in mezzo, c'era Vlahovic. 83esimo, Carletto, devi resistere. Siamo 7 minuti. Castro prova a mantenere in campo, bravo il pallone, non ci riesce. Lirola. Poi su quella fascia fa tutto lì. Vlahovic, sulla sinistra da D'Albert. Con calma, difendi il pallone, non lo perdere D'Albert. Pulgar.
su team, ma no, cioè, fare essere. Vai su team. Fare essere, recupera il pallone, ma non calciarlo via. Bravo, poi c'è Lirola che fa tutto su quella fascia. Recupera il pallone Valotti, 4 contro 3. Dai Valotti, dagliela. Fallaccio, ho visto Valotti. Ma c'è un fallaccio, c'era un fallaccio. Ma dai, ma si è aperta la difesa. Rosso, si è la... rosso, c'era un rosso, Carletto. Che minuto siamo? Che minuto 89, siamo? 5 di recupero, 5 di recupero. 5 minuti per la SPAL, per sperare un punto. Un budello col tacco per D'Albert. Il cross, arriva Castrovilli, Vlahovic! Su, tutti su, forza SPAL! 17 tiri a 8. Eccola qua, Valotti. Bravo, Milenkovic, poi a Budelo. Prende palla Budelo. Dai. 3 contro 2. La tiene, non riesce a saltare Valotti, però arriva D'Albert un treno, D'Albert un treno. Molto bravi i due esterni della Fiorentina. Ultimo minuto, Sala, Cherry. Ancora rimessa laterale per la SPAL. È finita. Non è finita, manca ancora un minuto, Carletto. Abbi fede. Sala, strefezza. Castrovilli spezza via. Vlahovic lo prende. Dai, Pulgar, vai che c'è Gudelo. Ma Gudelo, la prende Gudelo, non è in fuorigioco. Sì, fuori gioco, ma ormai è quasi finita. Non so se ci sarà spazio fine per battere questa punizione della SPAL. Sì, non ci sarà spazio né tempo. Dai Bonifazi, però se ti vuoi svegliare, buttala via, regala anche il pallone Bonifazi. Male, malissimo per la SPAL, che va a perdere anche questa partita. Matteo Gerbaudo, la sua SPAL vede svanire quasi tutte le speranze di salvarsi, e Caceres, più Lirola forse che Caceres, sono stati i dominatori di questa partita. Andiamo a vedere i tiri, 17 a 8 per la Fiorentina, che merita sicuramente questo risultato. Grazie. Pagelle, nulla contro la SPAL, ma è stato un dominio, assolutamente. Vai pure a leggere i voti della Fiorentina. Beh, molto bene la difesa 3, Caceres 7,2, Milenkovic migliore in campo 8, Pezzella 7, poi Lirola 7,1, ha giocato molto bene D'Albert 6,8 per, forse per il giallo, poi Castrovilli 7,4, ha migliorato molto nel secondo tempo anche per l'assist, Pulgar 7,6 e poi Sottil 6,7, Agudelo 6,5, io gli avrei dato anche un po' di più perché non ha giocato male, Vlahovic non ha il voto perché è entrato un po' tardi, poi Ribéry veramente molto molto male, 6,1, ma anche Chiesa. Però Ribéry ha giocato molto bene con l'Inter, devo dire, quindi magari ha accusato un po' il colpo di due settimane fa. Può essere l'età, sarà l'età. La SPAL non ha giocato male, i voti lo testimoniano, bene Valotti 7,1, ma bene anche la difesa, Sala 6,9, Bonifazi 6,8, non bene quelli che sono stati sostituiti, 6,2 di Francesco, 6,6 di Alessandro, anche Murgia 6,4, Albertone Cherry ha fatto il suo 6,9, pesa sul 6,5 di Petagna, quel gol sbagliato sullo 0-0 che potrebbe costare la salvezza per la SPAL. Allora Carletto, ti sei divertito in questa partita in cui hai potuto anche utilizzare un metodo, un tattico nuovo, giocatori nuovi, per la prossima stagione è già tutto pronto? Sì. No, ho già detto al presidente commisso, abbiamo parlato, mi ha proposto chiaramente il rinnovo con assegno in bianco, ma ho rifiutato perché io sono molto nello stile americano, io lascio al top, preferisco lasciare al top, quindi i numeri parlano per me. Abbiamo chiuso benissimo questo finale di stagione con queste due vittorie con Bologna e SPAL, tra l'altro due squadre in lotta per non retrocedere, quindi avevano molti più stimoli di noi, ma noi non abbiamo mollato il colpo anche per rispetto a questo campionato. La verità è che noi avevamo provato a venderle queste partite, ma né SPAL né Bologna hanno offerto abbastanza soldi. Vabbè, comunque noi ci attendiamo sempre una tua riconferma nel caso ci sia l'anno prossimo un nuovo scudetto. Il posto chiaramente è tuo, anche se hai lasciato e sei stato sicuramente uno degli allenatori che ha ottenuto più punti. Andremo a calcolare poi dopo la 38esima la classifica, diciamo parziale, di tutto questo scudetto, depurata dai punti già fatti dai precedenti allenatori sul campo, e vedremo, ma crediamo di sicuro che tu possa essere sul podio fra gli allenatori migliori. Quindi Carletto, un abbraccio a te, un arrivederci all'anno prossimo a questo punto.
Grazie Panos, grazie a Simo, grazie a tutti quanti, è stata una bellissima idea, mi è piaciuto un sacco, ci siamo divertiti tutti tantissimo, chi più chi meno, ricordiamo che Crescitello era partito malissimo, poi dopo per preso, e io invece sono andato sempre bene, ma del resto chi è competente è giusto che venga fuori in questi casi. Parte gli scherzi, è stato un piacere e veramente ci siamo divertiti tutti tantissimo, sono contento per la Fiorentina e per tutti i tifosi viola che ci hanno seguito su YouTube, su Sport Italia, su Instagram, ovunque, io c'ho il direct pieno di messaggi dei tifosi, quindi è stato bello sentire anche il supporto ed è stato bello anche vederli contenti, perlomeno virtualmente, di questa stagione. Grazie a te Carletto per la tua simpatia inenarrabile che ci ha tenuto compagnia in tutte queste sfide. Salutiamo tutti dal Paolo Mazza, Spal 0 Fiorentina 1. Ciao a tutti. Ciao a tutti.